Ciao ragazzi, nuovo video, devo far veloce perché poi devo svuotare anche la memoria del cellulare. Iniziamo subito, video haul del Lidl, pochissima roba, però ho comprato quello che mi serviva, più un regalo, questo qui ve lo faccio subito vedere con lo scontrino alla mano. Allora, tappo sottovuoto per la bottiglia, per gli amanti del vino, sia vino bianco che vino rosso, ci sono le batterie incluse. Tappo sottovuoto per bottiglie di vino, ok? Questo qui, immagine l'avete vista prima. Ok, perfetto, Silver Crest, 6,99 euro mi sembra che l'ho pagato questo qui, che è da regalare per chi ama il vino, e io ne conosco tante di persone che amano il vino. Allora, tappo sottovuoto 9,99 euro, ok, non 6 euro, 6 euro alla casseruola, che appena avevo preso la padella, e al Lidl c'erano queste pentole così, sia più alte che più basse, nere o azzurre. A me azzurro, non c'è niente di azzurro, a parte lo stampo per il budino, che non c'erano altri colori, che l'ho preso già giorni fa, non so se ve l'ho fatto vedere. Il pentolino grosso così mi serviva, perché io ce l'ho che perde i pezzi ed è da cambiare, quindi l'ho comprato. Pentolino, qui c'è scritto casseruola, 5,99. Poi ho preso i ghiaccioli, che non erano in offerta, ma il pralinato era in offerta, o il cremino, non mi piaceva. Quindi vabbè, volevo un po' di gelati, ma ho comprato solo i ghiaccioli, 10. Sanno un po' di poco, ci sono arancia, amarena, limone e menta, ghiaccioli dei Giratelli, 1,26 euro mi sembra che sono costati, vediamo subito, 1,29 euro. Orata, che l'abbiamo fatta al cartoccio, 2, c'era anche mia madre, abbiamo mangiato, sì, io ho mangiato il pollo e mia madre ha mangiato l'orata. Orata eviscerata, 7,98, 2 pezzi. Cofanetto portagioie, ok, sì, quello, sono andata apposta per prendere questo, che era l'ultimo oltretutto. Questo qui, che lo userò come porta braccialetti, come porta rossetti, come porta make-up, visto che ne ho tanti, dipendenti, hanno tutte le sue custodie, metterò magari le collane che uso di più o i braccialetti che uso di più, così non li lascio in giro per la casa. 3,99 euro, va benissimo. Blocchi Mare, ho comprato il sushi prima di tutto, c'era sia questo qui da 2,99 euro e sia la confezione più grande da 6,99 euro. Oggi faccio il video, assaggi e finisce. Quindi, ok, anelli gommosi alla pesca, questi qua sono costati 2,58 euro. E il sushi è costato 2,99 euro. E poi ho preso, aiuto, poi ho preso questi blocchetti qua, c'erano solo azzurri così oppure più piccoli con i fiori, con le righe, che mia madre anche voleva comprarli, e c'erano anche più grandi, però erano blocco per appunti, queste sono agende, con i pois, io adoro i pois, sono bellissimi, ce ne sono solo due, se no c'erano rosso e nero, sempre due, uno viola e uno nero, ma li avevo già, li avevo già comprati, questi qua, oppure c'erano i blocchi per appunti, quelli piccoli, fucsia, uno nero, due fucsia, due neri, piccoli o medi, tantissimi blocchi per appunti comunque, 2,99 euro. 3,99 euro, cofanetto portagioie, blocco mare 2,99 euro. Caramelle gommose 0,95 alla Coca-Cola. Sì, le ho lasciate lì là, sapete che forma hanno. E poi ho preso, c'erano queste creme qui e anche le, come si chiamano, i bagno doccia, quelli fatti a spuma. Spuma per la doccia praticamente. Ce n'erano solo di due tipi. Io ne ho visti solo di due tipi. Uno così, soft, crema idratante rinfrescante, verde. Questa qui, ok, e ce n'era anche rosa, che volevo prenderla anche rosa come crema, e c'era anche il bagno doccia fatto a spuma, solo rosa, mi sembra come confezione solo rosa, oppure anche arancione, non mi ricordo. Comunque solo due profumazioni, solo due packaging, solo due colori, due prodotti solo praticamente. C'era il bagno doccia fatto a spuma e c'erano queste cremine qua anche insieme al bagno doccia, cioè insieme, potevi prendere solo una delle due cose o tutte e due le cose, così facevi sia bagno doccia poi la crema uguale, ma io ho preso solo la crema perché mi serviva una crema idratante che non ce l'avevo e questa qui mi piaceva e l'ho pagata 1,79 euro, pochissimo, fantastico. La cosa che è costata di più è il tappo e l'orata 7,98 euro, perché il pesce come la carne costa cara. Avrei voluto prendere il bagno doccia, quello fatto a spuma, ma già quello della Nivea non mi è piaciuto, la spuma da doccia, spuma da bagno non mi piace e quindi non l'ho comprata. Se c'era l'altra crema, ma non c'era, c'era solo così, mi sembra questa crema qui, c'era solo verde con questo packaging così. Se c'erano anche altre creme, perché ho visto Elisabetta R che aveva fatto vedere che lei ha comprato tutte e tre le creme, tutte e tre i bagno doccia, io nel mio Lidl dove vado spesso ho trovato solo questa qui e i bagno doccia di due tipi, però la crema ce n'era solo una, se non ricordo male. Vabbè, adesso che domani è lunedì, no,
Oggi è lunedì, domani e martedì ci sono nuove offerte, quindi queste creme qui non ci saranno più perché sono in edizione limitata, purtroppo. Però sono carine, questa qui mi serviva, il bagno doccia ce l'ho e non mi piace la spuma da doccia, quindi non l'ho comprata e siamo a posto. Bon. Anelli gommosi, ghiaccioli, orata, cofanetto, blocchi mare, caramelle, sushi, Nivea, ok, tappo sottovuoto, perfetto, 39 euro, 4 cavolate allucinanti, se mi interessa il prezzo, se no va bene lo stesso, scontrino questo qui, a posto. Al penny, non ve l'ho fatto vedere nel video spesa, c'erano sia le matite bianche e nere, le tovaglie c'erano lunedì ma poi non c'erano più quando sono andata io venerdì, comunque vabbè, c'erano le matite, le penne blu, le penne Bic, le penne quelle con le righe. Avete presente quelle lunghe lunghe col tappo nero con le righe gialle e nere? E c'erano insieme alle penne bianche e nere anche le penne bianche e nere a 1,99 euro o 2,99 euro. E queste qui non sono per me, anche se sono bellissime. Pacchetto regalo, e infatti le regalerò. Sono tre Luxury e sono appunto Supreme delle penne pochette oro velitterata. Basta, la confezione poi appena avrò la carta da regalo so già a chi regalarle queste qui e le voglio appunto regalare, le ho comprate e avrei comprato anche le matite, non per me sempre da regalare, a una certa persona che ama il bianco e il nero e le voglio regalare, infatti queste qui al penny le ho trovate, erano edizione limitata, c'erano anche le matite lunghe lunghe con i puau con le righe bianche e nere, fantastiche. La padella al penny ve l'ho fatta vedere, il pentolino qua mi serve, visto che il mio che ce l'ho a casa è da buttare perché perde i pezzi ed è cancerogeno, questo qui, pentolino. C'erano anche altre pentole, altre padelle, al Lidl, anche al penny c'erano altre cose, ma direi che come spese già sono a posto, siamo a posto. Adesso faccio il video del sushi, spero vi piace la maglietta, rossetto sempre Anika Makeup marrone che sta finendo, le caramelle le ho già aperte perché erano 3 mesi che volevo le caramelle e non le ho mai più comprate. Non le trovavo neanche, facevo fatica a trovarle, c'era un sacco di gente sia al Lidl che al Penny il weekend scorso e basta. Vi saluto ragazzi. Spero vi piacciono i video spesa perché io li adoro alla follia, sia da farli che da guardarli. Grazie alla Stefani che mi ha taggato in un video tag di 30 domande. Anche se ci sono domande dove lavori, non lavori, hai la patente, guidi, non lavoro, non ho ancora la patente perché ho paura di fare incidenti, però risponderò lo stesso, mi ha taggato, quindi lo devo fare, il video tag con 30 domande. Aspettate che arrivo, me lo faccio anch'io. A presto ragazzi, ciao! Questo è il rossetto comunque, vi saluto. È quasi finito, Anika Makeup, ve lo faccio vedere in tutti i video perché anche se siamo d'estate io metto questo rossetto perché lo devo finire, mi piace un sacco. Trucco marrone sugli occhi e anche il rossetto marrone, a posto. Maglietta blu, questa qui, ve la faccio vedere. Corta così, anche i pantaloni sono marroni, sono del Lidl, quasi marroni, vedete? Ok, perfetto. A presto, ciao!